che vivevo per te, scordandomi chi pianse per me, mi pento perché non ti voglio più, non ti amo, non ti credo, e perciò sei ormai chiusa per me. Amalfi, considerata una delle più incantevoli località d'Italia, abitata da gente cortese e ospitale. Amalfi, specie d'inverno, è un punto di richiamo degli stranieri in cerca di riposo e di pace. 15 giorni di riposo accanto alla mia Emanuela. A proposito, ricordiamoci di telegrafarle, eh? Ma sì, stai tranquillo, eh? Vedrai che la tua fidanzata si troverà benissimo qui ad Amalfi, anche se l'è milanesa. E tu in 13 giorni di riposo ti metterai a posto le rotelle delle tue gambe. 13 giorni? Ma come, non erano 15? No, perché domani sera canterai al nightclub qua dell'albergo. Ah, e chi lo dice? Io lo dico. In una sola serata paghiamo tutte le spese del soggiorno. Oh, non sono un bravo amministratore? Sei un bravo cretino, ecco quello che sei. Insomma, oh, smettila di trattarmi male, sa? Ti avevo detto di non prendere nessun impegno di questo genere. Preferisco pagare e starmene a riposo. Come te lo devo dire? E poi, tra l'altro, non so ancora se mi ci troverò bene via da mano. Ma come fai a dire che non ti trovi bene? Come fai? Ma cosa ne so io? Non ci sono mai stato. Sei proprio un figlio di Tarzan. Sei un cannibale, sei. Oh, ma come tutto il mondo ammira le costole d'Italia, dal Tirreno al Mediterraneo, e tu, quando curavo le opere liriche a Carmen, quella sì che era musica vera. Ah, perché i soldi che ti passo io sono falsi. Lasci andare quei. Sono io che da impresario lirico ho dovuto prostituirmi a farti l'amministratore. E porto te e tutti i tuoi ribelli qua a riposare nel più bel posto del mondo, sulla costa d'Amalfi. Ui, Adriano, guardi a vedere cosa c'è scritto. Dove? Leggi, ti ha dedicato la strada. Via Celentano da Amalfi. Non credevo di meritarmi tanto. E poi perché da Amalfi? Avrei avuto qualche antenato celebre da queste parti. Sì, però deve essere stato un bel mascalzone, perché... Leggi un po' lì cosa c'è scritto. Il duce ha sempre ragione. Ma che duce? Sotto, no? A morte Celentano? Cosa vuol dire? Forse sei venuto a cantare qualche sera da Amalfi, non ti ricordi più. Perché? Secondo te quando io canto dopo vogliono farmi la pelle? Beh, per adesso non ancora, ma... Oh, finalmente un distributore, sono rimasto a secco. Che ti succede? Perché ti sei fermato? Devo fare benzina, sono due ore che sto in riserva. Ben, caro giù anche a me. Il pieno, per favore. Prima il pieno lo faccio io. Tu guardi il pieno a questa macchina? No, il pieno delle tasche. Ma se guarda, contiene 80 litri. A me mi dai prima 80.000 lire e poi ti faccio il pieno. Ma come 80.000 lire? La benzina costa 100 lire al litro. Per 80 cosa fa? 8.000 lire. E gli altri 9 pieni che hai fatto prima, chi me li paga? Si è dimenticato il signorino quando diceva Don Giannò, fate il pieno, segnate, segnate e poi pago. Guardi che lui si sbaglia, sai. Il signorino è mai stato qua a Amalfi? È la prima volta che veniamo qua. Ah, e allora come lo conosco? È Adriano Celentano, no? Sì. Ma sfido, sono su tutti i giornali d'Italia. E poi io a lei non devo darle proprio niente, capito? Poi guarda, vedete anche le mani, capito? Ci sbaglio con un altro, simpatico. Simpatico e simpatico. Comunque queste sono 10.000 lire, il pieno me lo vuol fare, sì o no? No. Non me lo fa. Allora sai cosa facciamo? Domani fai il rapporto alla Caltex e gli facciamo togliere il distributore. A chi? A me? Hai di scippugare momagna! A chi? A te! Calma, calma, siamo tutti italiani, andiamo! Apparteniamo tutti alla Nato, anche a me sono della Nato, anche a lui, dove è nato? A Cava di Tirreno! Vedi? Demondemo Adriano, va, monta su, troveremo un altro benzinaro meno matto di questo qua! Andiamo ragazzi! Forse andiamo! Andate che di benzinari fessi come me non ne trovate più! Cupid! Cupid!
Cubetto per tutto! Lascia tuo! Hai capito? E questo sarebbe il punto di richiamo dei forestieri in cerca di riposo e di pace, eh? Ma tutte le volte che sono venuto qua mi sono sempre trovato benissimo, Ma dove ti sei trovato benissimo? Calma anche adesso, va che più tardi vedi ci facciamo fare una bella pizza alla napoletana con mozzarella e aligi. E pomodoro. È già arrivato. Fermi tutti, eh! Andiamo. Perché ti sei fermato un'altra volta? Perché sono rimasto a secco. Al solito. Senti, tu fai una cosa, vai al distributore, ti fai dare una latta di benzina e la porti qua. Noi intanto prendiamo un caffè. Sì, sì, dai, davvero, bravo. Una volta tanto ho avuto una buona idea. Forza, ragazzi! Ehi, piano, eh! Allora, tutti al caffè, dai, ragazzi! Non fate cagnara, oh! Prima levo avanti, passa, va, oh, wey! Buongiorno. Buongiorno. Un caffè per me. Sì, anche sì. A me. Voi cos'è che bevete, ragazzi? Un caffè. Caffè, sì, caffè. Sì. Anche per me. No, tu? Io voglio un cinzano sotto. Allora, un cinzano e tutti i caffè. Ristretti? Sì, ristretti, ristretti, vero, sì, ragazzi? Sì, a me molto. Sì, certo. A lui molto ristretti. Li faccio così ristretti che nemmeno li vedrete. Ecco. Simpatico, eh? Anzi, sapete che c'è di nuovo? Sì. Non ve li faccio per niente. Bene, così noi non li beviamo, capito? Scherzo, scherzo. Ma simpatico anche a lui. Guarda che faccia che ha. Voi ragazzi, avete visto? Non c'è un disco del Klein che la caffettiera lì. Ma no, ma no, non è vero. Domandatevi il perché. Voi però che è vero che non c'è un disco suo là. Ma chi è? Celentano è il nostro Celentano nazionale esportazione. Ove? Voi due avete sentito? Abbiamo Adriano Celentano. Ma guarda qua. Ma non lo vede, è più bello di persona che in televisione. In televisione è più bassa e più chiatta. Sì. Ma no, guarda che ti sbagli con la scimmia. Quella dell'amico degli anni fa. E lì invece Adriano Celentano è quello dei 24.000 baci. No, ti sbagli, io sono quello dei 24.000 calci. Sulla macchina, ne manca uno. Manca il Memo. Il Memo. Ma dove l'è il Memo? Che dove è? Ma sarà ancora te. Ma era te, non era nessuno. Ma gli sarà fatto qualcosa. Forza, vieni qua. Tombacchi. Sempre il solito ritardatario. Ma si può sapere che tu gli ha fatto a questa gente? Ma cosa gli ho fatto? Cos'è che gli ho fatto? Non sono mai stato qui. Sì, forse tu non te ne ricordi, sai, però. Ma come non me ne ricordo? Non sono mai sceso sotto Napoli.
Ma cos'è che fai lì? Vieni giù! Hai preso tutto! Ma devi essere in teatro! Cassa la mano! La chitarra! Ma è già possibile la roba! Signor Celentano, quale onore per il nostro albergo. È un piacere vederla qui. Oh, finalmente sembra siamo capitati fra persone per bene, eh? La popolazione di Amalfi è simpatica e cordiale. Tutti col cuore in mano. E coi pomodori in faccia. Col cuore di chi? Come di chi? No, perché sembra che qui ad Amalfi abbiano una specie di idea fissa, quella di strapparmi il cuore e di mangiarselo. Oh, davvero, eh? Un mucchio di gente. Un padrone d'un bar, un benzinaro, anche la gente per la strada. Sembrano tutti d'accordo. Ma com'è possibile? Non so. Ma forse lei ha la macchina targata Milano. Ma tutte e tre sono targate a Milano. Oh, ma allora è spiegabilissimo. Ieri c'è stata la partita Milan-Napoli e Napoli ha perduto. Forse per questo, Sasto. Il tifo è una gran brutta malattia. Facchino? Comandi, signor direttore. Portate le valigie del signor Celentano all'ultimo piano e poi mandate a prendere subito quelle degli altri signori. È un piacere per me. Un momento, la porto io questa. Ha visto com'è gentile? Certamente quel facchino non deve essere tifoso del Napoli, prego. Abbiamo un personaggio. Signor Celentano, si è fatto male. Ma vi pare questo il momento di usare lo spazzolone? Scusate, ma l'ho fatto apposta. Dopo passerete in direzione. Mi scusi, mi dispiace proprio tanto, eh. Mi scusi, signor Celentano, mi scusi. Prego. Oh no, è un bagno. Venga, venga, faccio io strada. Prego, si accomodi. Questa è la sua camera. Bella, eh? Questo è il salottino. Bello, eh? Venga, venga, venga a vedere che meraviglia. Tutta Amalfi. Guardi che panorama. Bello, eh? Beh, come beh? Hanno suonato, deve essere il facchino. Avanti! Avanti! E il facchino. Ecco le vostre valigie. Tenite a bello! Facchino! Stia tranquillo, si lascia l'entrata. Lo licenzierò immediatamente. Deve essere un tifoso del Napoli. Ah, anche lui, eh? Adesso chiamo la cameriera e faccio mettere tutto a posto. Oh. Ecco i campanelli. Questo per la cameriera, questo per il facchino, un altro. E questo per il cameriere, va bene? Allora, dato che io stamattina non ho potuto bere un caffè perché a momenti mi ammazzavano, io adesso gradirei per favore bere un caffè. Sì, sì, sì. Anzi, la prego di dimenticare quello che è successo. Qui non l'ammazzeranno di certo, provvedo io. Speriamo. Pronto? Mandatemi un cameriere. Deve essere lui, si è precipitato. Avanti! Il signore ha chiamato? Ho suonato io. E adesso sono io che suono. Scusi. E adesso basta! Non rimango un minuto di più in questo albergo. Me ne vado! La prego, signor Celentano, lei mi rovina. Sono stato appena trasferito, mi cacceranno. E faranno bene, bene! E ste camicie, se sono tutte sporcate, bisogna farle dare una bella lavata, una bella stirata. Lasciale così come sono, le farò stirare a Milano. Ti vuol proprio partire per Milano? Oh, ti ha bisogno di riposo, qui. Ah, perché tu pensi che io possa riposarmi qui ad Amalfi? Ma certo, guarda che bello, guarda. No. Torno a Milano. Anzi, meno male non ho telegrafato ad Emanuela di raggiungermi qui. Dammi quella giacca. Veramente, Adriano. Cosa? Go telegrafa mia, Emanuela. Sì, a proposito, ho qua un telegramma. Me ne dimenticavo. Deve essere sua. Parto stasera con papà per Amalfi. Ma bel guaio mai combinato. Ma adesso io devo star qui a aspettare lei. No, Adriano, di che te mi ha detto di telegrafarle? Dove vai? Ma dove vuoi che vada? Andrò in un posto dove non incontro nessuno. Andrò a fare una passeggiata in riva al mare. No, Adriano, aspetta. E d'altronde io non posso mica star chiuso in camera per difendermi dal personale dell'albergo, mi sembra, eh? Ma no, Adriano, o parlami per il personale. O parla col direttore, cambierà tutto il personale. Stai tranquillo, è tutto a posto, tutto fatto. Ah, è tutto a posto? Sì. È tutto tranquillo? È tutto fatto? Sai cosa sei? Una testa di rapa.
Porco Giuda, ma cos'è che è successo? Che è successo, brutto fetente? E tieni pure il coraggio di farti vedere in giro dopo quello che hai fatto. Dopo quello che ho fatto? Ma cosa ho fatto? Qualche rock and roll? Hai fatto Pasqualino. Pasqualino? Ma quello l'ho fatto Modugno. Pasqualino m'era già. Vattene. Vattene se non vuoi che ti tiri un altro colpo. Te lo dice Carmelina. Ma chi è sta Carmelina? Ah, ma non mi conosci, non sai chi sia. Pasqualino non esiste. E dagli questo Pasqualino. Ma cosa vuole lei da me? Che voglio? La tua pelle, ecco che voglio. No, no, no. Mascalzone se n'è scappato. Ha fatto finta di non conoscermi, quella carogna. Parlava pure in milanese. Io non credevo che aveva il coraggio di venire fino a qua. Di venire a cercarti, hai capito? Ma non finisce così, Carmelino. Te lo giuro, tuo zio Totò, non finisce così. Ma se ti ronzo ancora intorno, non sono più tuo padre, se non ti apro la faccia. Dammi qua. Pasqualino, un padre lo deve avere. Bacia, bacia anche tu. Poi fermati, ma che fai? Ma cosa sei impazzito? Largo ragazzi, largo, largo, abbiate pazienza, lasciateli firmare il contratto. Avanti, bene. Poi, ma che ho? A maglione stato che... Come? Adriano parla napoletano, credevo che fosse milanese. Ma è milanese, ma parla tutti i dialetti. E siccome a questa facoltà si adegua e parla il dialetto del paese del quale si trova. Mannaggia, venga signorina, le devo fare una richiesta. Dunque, signori. Chiamatemi Pat. E dove sto? Sono io, Pat, Patrizia. Ah, è un diminutivo, scusatemi tanto, non l'avevo afferrato. Dunque, signorina Pat, noi non vorrei essere soso, ma avevamo stabilito una dice. Celentane, si scrive con la C, oppure con la G. No, no, signori, abbiate pazienza, lasciatelo respirare, fate largo. Ma non lo opprimete, ma voi così me lo rimbambite, abbiate pazienza. Col C, come cretino. Ah, un cretino. Ma non devi scrivere cretino, devi scrivere il tuo cognome. Col C, Celentano. Un ragazzo, papà. È vostro figlio. Oh, che mio figlio, me lo sono cresciuto, ma mi è rimasto molto affezionato il ragazzo. Lascia saga di gratto io, pensa a firmare tu. Beh, i soldi? I soldi, ragazze. Andiamo con i soldi, vi. I soldi sono una gran cosa, care ragazze. Presto, si altro devo dare i soldi. Bene, presto, vi. Giù. C'è nessun altro che deve dare i soldi. Beh, e il resto? Domani sera, dopo lo spettacolo. Va bene, sia fatta la vostra volontà. Hai finito di firmare? Non fa niente, andiamo via senza fissa. Va, andiamo. Cammini, muoviti, guagliamocelo, vai presto. Ehi, che modi sono questi? Non ti rivedi se non fai un autografo? No, ma dove lo volete fare? Ma non ce l'avete, un altro posto vanno firmato. Silenzio! Non ve ne potete andare così. Vogliamo poter dire Celentano ha ballato qui. Sì. Come è possibile, signori? Questo non può parlare, voi non lo volete. Non può parlare, gli va via la voce. Gli va via la voce, diventa amore, non può parlare. E dicono che devono parlare. Contente loro, ma vanno usciti pazzini. Io compro un chiesto. Te l'avevo detto, signori, sta fuori allenamento, me l'avevo detto. Che voi? Non ve ne potete andare così. Adriano! 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 No, ma voi così me l'ho scimolita, no? Ma che modo di parlare questo? È il grido di guerra del clan delle Giaguare di Salerno! Ah, bravo, bravo ragazzi! Anche noi salutiamo le Giaguare di Salerno e ce ne andiamo! Tante buone cose a tutti, arrivederci! Ui, dove ti butti, verme! Cammini! Oh, meno male che queste pazze non le vediamo più. Ma perché? Non ci torniamo domani sera qua? E che ci vuoi tornare a fare qua? Sei Celentano tu? No. Canti? No. Suoni la chitarra?
A Salerno il giardino zoologico, non ci sta quindi che ci ritorni a fare. Ah, quella bella guaglione aveva... E tu con le belle guaglione la devi smettere, hai capito? Hai già mai combinato abbastanza guai con le belle guaglione di Caserta, di Frosinone, di Cagliari, di Amalfi? A Caltanissetta? No, a Catania? A Caltagirone? No, e dove vuoi? Parla chiaro, fatti capire, fatti capire. A Carmela? Ed è a Carmela proprio che non ti faccio vedere deficiente che sei. Che già mai combinato il guaio di metterti con una ragazza piena di parenti sanguinari che se passiamo per Amalfi ci fanno la pelle a me e a te. Ma io con Carmela la voglio vedere. Non te la faccio vedere a Carmela, gorilla! A Carmela te la faccio vedere col binocolo, così, oi. Allora fammi guidare la macchina. Sei veramente scema, tu la macchina non la guidi, hai capito? Insomma, Carmela no, la macchina no. Niente. A Guaglione no, ti lascio e me ne vado a Amalfi. Aspetta, ebbene, dove vuoi andare? Va bene, la rischio la vita, ma ad Amalfi non ci torniamo più, hai capito? Va, guida la macchina. Grazie. Che sì. Stai attento che la frizione slitta, guardi dove metti i piedi. Grana la prima e vai tranquillo. La prima, la prima, non la marci indietro, disgraziata, avanti, dobbiamo andare avanti. Il signor Adriano Celentano. Mi dispiace, ma il signor Adriano non vuole essere disturbato. Ha avuto una giornata così movimentata. Vabbè, movimentata. Io sono la fidanzata del signor Adriano e questo signore è mio padre. Oh, ma allora il signor Adriano è di là, è il nostro Knight. Oh. Pregherò per te, che hai la notte nel cuore, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché tu la fede non hai, ma se tu lo vorrai, crederai. Non devi odiare il sole perché tu non puoi vederlo, ma c'è, ora splende su di noi, su di noi. Dal castello o del silenzio e ti vede anche te e già sento che anche tu lo vedi. Ma un'industria, è un'industria seria. Industria seria, c'è una sola industria seria ed è quella dei latticini, olio e salumi. Guarda dove che viene quel matto di quel Celentano là in piscina, fanno il bagno a questa stagione con quel freddo. Salumi, queste sono industrie vere, quelle che danno il denaro, vero, vero. Sì, col burro e col formaggio falso. Uè, il mio formaggio è fatto col latte vero, cara la mia Manuela. Mentre ho letto una critica che l'ultima canzone di quel Celentano lì era sofisticata. Sofisticata nel senso che voleva essere più intelligente delle altre. Vabbè. Io t'amo, t'amo, t'amo. Celentano! Quella. Come va? Posso? Se dipendesse da me, no. Ma dipende da lei. Ciao, Adriano. Ciao.
Perché stai sempre in mezzo a tutte queste donne nude? Ciao, Adriano. Come donne nude? Quelle lì sono le ballerine, no? E poi tu lo sai che io sono una persona seria. Ciao. Ciao. Su, dai, adesso non fare quella faccia lì. Adesso vado su a cambiarmi. Poi vengo giù e prendiamo l'aperitivo col babbo, eh? No, non mi incanti. A forza di stare in mezzo a queste donne, uno di questi giorni finirai nei pasticci. E allora sono affari tuoi. Ma lo sai che io sono innocente? Innocente come un bambino, eh? Quante volte te lo devo dire? Adriano, questo è tuo. Stai fermo. Pensaci tu, ti disprezzo e ti odio. Ti disprezzo e ti odio. E ti odio. Oddio! Oh, ben arrivato, commendatore. Signorina Emanuela, e Adriano dov'è? È andato a cambiarsi. Ah, ben bene. Peccato però, perché poteva venire un bel servizio fotografico, un Celentano, qualche donnina, qualche cosa di piccante. Giornalista. Ah, benissimo, faremo un bel articolo con la mia fotografia, eh? Formagini Mazzolani. E magari metteremo anche la Pastorale. Oh, è Beethoven, è sempre Beethoven. Lei di Milano. Papà. Chi? Quel Beethoven lì. Oh, e chiede tre basele che lui ha detto la Pastorale. E appunto mozzarella Pastorale che alla pancia non fa male. È un altro prodotto Mazzolani. Beh, a dire la verità, la mozzarella al mio giornale niente, frega niente. Ah, sì? A meno che non sia fatto qualche gatto morto. Non lo dica neanche per scherzo, eh. Latte e burro a piene mani nei formaggi Mazzolani. Ma certo. Commendatore, noi siamo venuti qui per Celentano. Ah, sì. Beh, noi andiamo a vedere se è pronto. E vado anche io, con permesso, un momento. Commendatore, adesso potremo vedere il suo ultimo parto. Dormi un po', bambi, se no ti do uno schiaffin sul testino. Chi è? Adriano, ci sono dei giornalisti che ti cercano. È un'intervista. Hai ancora molto, caro? No, no, sono quasi pronto. Come hai detto? Io non ho detto niente. Mi era sembrato di sentire la voce di un bambino. No, ma che bambino? Ero io che stavo componendo una canzone. Dormi bambino twist. Vuoi sentirla? Dormi un po', bambin. Se no ti do uno schiaffin. Bella porcheria, ostrega. Ah, sei qui anche tu? Entra, entra, così mi aiuti a vestirmi. Beh, io vi aspetto al bar. Orco, cosa fa sto il bagno asciutto? Che ne so io cosa mi sta capitando da quando tu mi hai portato qui. Sono entrato qui e ho visto questo bambino. Carino, ostrica. Beh, si prende, si domanda, se non si sa, si porta a ufficio gente smaritia. Già, bravo, con tutti i giornalisti e i fotografi che sono fuori in cerca di scandali. Mi sembra già di leggere i titoli sui giornali. Celentano padre. Bon bon. Chi sarà la madre del marmocchio? Il cantante seduttore, eh? Pubblicità, ostrega! Proprio adesso che cominciamo a piacere alle famiglie. Allora cosa femo? Cosa femo? Cosa fai? Tu resti qui col bambino. Io vado fuori, cerco di portar via Emanuela, il padre e i giornalisti. E tu nel frattempo pensi a far sparire il bambino. Mi rifiuto! Cosa? Ti rifiuti? E non posso commettere un neonaticidio, Oh! Non voglio mica andare a finire in galera, Sasto! Senti, da quando siamo venuti ad Amalfi mi hai messo in un mare di guai e adesso me ne tiri fuori. Quindi tu prendi il bambino e lo porti sui gradini di una chiesa, in un convento, dove vuoi. Sì, così femmo le due orfanelle. Aspettiamo almeno a mezzanotte, va? Aspettiamo a mezzanotte. Basta che lo fai sparire, però. Sì, lo porti in camera tua? In camera mia? Non ci provare nemmeno, eh? Uè, se piange... E se piange, arrangiati. Fatti aiutare dai ribelli. Però... Ricordati che guai a te se qualcuno si accorge della sua presenza. Guai! Sì, Adriano, canta come ti, eh? Urletto! Una mentre brindano la loro felicità. No, io non la faccio. Ti ho visto, sai, mentre guardavi quella. Io?
Allora ne facciamo una col commendatore mentre vi guarda benevolo. Ah no, fotografie non ne faccio affatto, dato che lei dà più importanza a un cantante che a un industriale. Papà! Ho l'impressione che il commendatore Mazzolani non sia, come si dice, un grande ammiratore di Celentano. Oh. E lei che ne pensa? No comment. Commendatore, ha sentito? No comment. Caro signore, mi capisci minga il latino? È inglese, papà. Appunto, anche l'inglese mi capisci minga, come non capisco l'entusiasmo. Forza, ma ragazzi, guarda, andiamo. Guarda, guarda. Guarda, guarda. Basta! Non firma più niente lui. Perché? Perché è ora di pranzo e pranziamo nel mio appartamento, così non ci disturberanno più. Ecco. Ah, già, è vero. Sì, soltanto che io devo andare su un attimo in camera e poi dopo ci vediamo là, eh? Ma che hai oggi? Sei così strano. Mieta. No, non ho niente. Ci vediamo là. Sì, va. Mandai. Commendatore. E che? Una firmetta, per favore. Hai capito? Sono il commendatore Mazzolani, quello dei formaggini, e vuole l'autografo. È il conto, papà. Ah, sì? Allora è meglio che lo firmava il tuo Celentano, lui che distribuisce autografi che non valgono una gotta. Si può sapere perché fate piangere questo bambino? Non si riesce a calmarlo. Ma per forza, bisogna dargli da mangiare. Me l'ho fatto portare un sandwich, l'ha mangiato. Ha mangiato un sandwich? Lulu! E hanno sporcato tutta la coperta di maionese, guarda. Vabbè, è nato oggi, non vorrete mica che mangi un sandwich. Bisogna dargli qualcosa d'altro, eh. Devo avere un pezzo di cioccolato al latte. Lo prendo lì per curarmi il diabete. Dai, vai a vedere. Sì, bravo. Esce, va. Sì. Ecco. Tu prendi il cioccolato. Mangia lì, dai. Forza, dai, Angioetto. Bello. Non lo vuole, non ha fame. E questo si vede che ha già mangiato. Qui ci vorrebbe... Che mi sembra che c'è un sigaro. Che sigaro? Dico... Qui si vede che piange perché ha sete. Aspetta, te! Ma sei impazzito? Vuoi fargli bere il whisky al bambino? Così dorme. A me fa questo effetto. No, dai. Sai cosa devi fare? Prendi il termos, vai giù al bar, lo riempi di latte caldo e lo porti su subito. Vado! Sta buon. Accidenti, finiranno per sentirlo. Ah, mi è venuta un'idea, la batteria. Te lo vuol chiudere la batteria? Ma che chiudere? Vai alla batteria. Noi adesso suoniamo fino a quando gli copriamo la voce, così gli altri non lo sentono. Hai capito? Oh, porbi. Senti un po', caro bebè, anche se mamma non c'è, cerca di non piangere più. Suocero quassù. Senti un po', caro bebè, se gli occhietti non chiuderai e qualcuno ti sentirà e nei guai mi metterai. Cosa è questo fracasso? Papà, quello che chiami fracasso è musica. Mi conosce già male la musica delle pastorizzatrici. E Adriano che prova? Mi ha rotto i timpani. Adesso vado di là. Le dico di smettere, altrimenti... Vedi di non fare brutta figura. E piuttosto digli che venga a mangiare. Ma lo so mi, guarda che... No, lo so mi, perché deve dire... Ah, silenzio. Deve essere tango col latte. Domanda prima di aprire. Sì. Piano. Chi è? Commendatore Mazzolani. C'è il commendatore Mazzolani. Il bambino. Apri la tasca. Sì, mettilo. No, neanche qua. Vieni qua. No, mettilo nel bagno. Fa attenzione. S'accomodi. Cosa era quella buriana infernale, eh? Eh? Come? Chi ha detto eh? No, dicevo, stavamo provando. Ah, perché voi provate anche, eh? Eh? Eh sì, provavo una canzone difficile, sa? Una specie di Nina Nanna con il twist, sa? Ma che roba è questo? È una cosa... Sì, è difficile starla a sentire, ma avete fatto venire mal di testa, ecco. Scusi. Che roba è questa?
Togli la coperta che si è sporcata di cioccolato, vero? Ah, sì, perché voi mangiate anche a letto, si usa così fra gli artisti. I ragazzi, sa. Ma almeno c'è un bagno dove posso lavarmi le mani. No, come no? Scusi, prima mi sei ciappà, scusi. Poi dico, ma quando c'è un ospite... No, ma guardi, lui si sentirà male. Intanto adesso io le presento il mio amico Mutanda. Fortunato. Piacere, Mutanda. Poi qui c'è Natale Befanino. Piacere. Buona Pasqua. E infine il mio amico Don Bacchi. Piacere. Reverendo. Che avete finito di suonare, mi è passato il mal di testa. Ma dico, non potreste provare in camera vostra? Ma vede, commendatore, la mia camera è molto più vicina alla sua. Voglio vedere se vi hanno trattato meglio di me. No, ma non credo. Come non credo? Chi ha detto non credo? Lui l'ha detto. No, dico io, mi sono raccomandato al direttore per farle riservare il più bello appartamento di tutto l'albergo. Ah, sì? Sì, venga a vedere. Voglio vedere, voglio vedere. Qual è il caschi? Qual è il caschi, eh? Vai, chiusa con me. No. E allora? Chi è? Sono io, col commendator Mazzolani. Sono il duca. Sta buono, sta buono, eh? Ma non era nel suo bagno, lei? Lo sa, sono venuto a cercare la carta. La carta? Sì. Sa, cavaliere. Commendatore! Ma perché lei non ha carta igienica? Una carta d'affari, un contratto, sa. Devo scriverlo, non ho mai tempo, scrivo dove mi trovo. Ah, perché lei è uno che mentre scrive. Ma un bagno la vede? Qui, qui. Fatemi lavare le mani. No, no, prima mi. Prima mi. Ma che cos'ha quello lì? Gliel'ho detto, sta male. Si vede che ha mangiato dei cibi adulterati. Ma cosa vuole alludere lei? Beh, sa, con tutte queste frodi alimentari di cui si parla oggi. Beh, sappiamo. Su, faccia presto che Emanuela l'aspetta da un pezzo. Per quanto non capisca la sua impazienza. Va bene così? Benissimo, grazie. Prego. Commendatore? Caro direttore. Ciao. Carina quella canzone, mi piace molto. Come va col bambino? Col bambino? Quale bambino? Quello del twist. Dormi bambino twist, no? Ah, beh, ma non sarà mica un successo. Anzi, sarà sicuramente un bagno. Porto io di sopra, Beh, vado un momento a lavarmi le mani. Beh, non fate complimenti, mangiate pure. Ma chi è? Ancora lei? Ma cos'è che vuole? Scusi, cavaliere. No, commendatore. Sì, commendatore. Sono venuto a dire quattro parole qua ad Adria. Adria? Sì, Adria. Adriano. Diciamo Adria, un vesseggiativo. Lo vesseggio un poco, sa. Ma cos'è che vuoi? Ecco, volevo dirti che tutto va bene, benissimo. Quella roba là, piano pianissimo, per carità. E il marmocchio si è andato, capito? Ma cosa lei che va bene? No, cos'è che va? Un contratto. Ah, un contratto suo, un contratto di 8 mesi, ho fatto mie. Ui, ti capio, apri l'occhio, è sparito. Ah. Oh, meno male, una volta tanto ho fatto una cosa fatta bene. Bravo, Giovanni. Ancora avanti. Ti capio, Adriano. Cosa vuole? Avevo dimenticato di portare la biancheria per il bagno. Abbiano un po' di pazienza. Adesso viene la cameriera a mettere a posto. Ma non puoi mica aspettare che la cameriera venga a mettere a posto la biancheria, no? Beh, intanto io vado a lavarmi le mani, perché è da oggi che sono... No, ancora mi... Commendator, sia cavaliere. Oh, ancora me. Oh, ma cosa è che ha quello lì? Vuol proprio saperlo che cos'è che ha? Sì, che cos'ha? Che cos'è che ha? No, lui lo deve dire. Appunto, io... Avrà l'enterocolite, ecco quello che ha. È sicuri! Niente da fare. Oh, te l'avevo detto. Hai voluto guidare. Guarda che bel guai hai combinato. Deficiente. Per la carrozzeria non sono bene attrezzate. Per il motore bisogna lavorare tutta la notte per vedere se si può finire domani mattina presto. Domani mattina? Noi non ci possiamo restare ad Amalfi. Ma perché? Siete ricercato dalla polizia.
dalla polizia. Noi siamo ricercati da tutti. E non ci puoi ospitare in casa tua. Ma a casa mia non c'è nessuno. Appunto per questo, c'è posto allora. Ma noi ci conosciamo. È perché ci conosciamo, ti sto dicendo, ospita. Senti, Cannaro, noi ci conosciamo molto bene. Beh, io vado a mangiare. Dove vai a mangiare? Vieni qua, ma ti mollo uno schiaffone che ti cambi con notare. Andate a vedere i cappuccini. I cappuccini? Ma io che ci mangio con i cappuccini? Ci abbagni le brioche, dai. No, i frati cappuccini. I frati cappuccini. Qui al convento dei cappuccini c'è la forestria come tutti i conventi. Andate, andate. Bro, vince, mi hai dato una bella idea. Io non so se ci riesco oppure no. Ma sì, ah, avanti, sì, Guido, lo sanno tutti che sei bravissimo. Vabbè, lo dici tu. Dunque, io faccio a questi sposi tra viole, rose e gigli gli auguri più affettuosi di tanti, tanti figli. Grazie dell'augurio, caro zio. Più belli così non mo potevo fa. Vorrei averlo subito in un bambino. Ah, no, e che ne direbbe poi la gente di Amalfi? Traditore! Deriva mio figlio, deriva, va ingannato! Va ingannato! Già finito, si vede che lo sposino aveva fretta. Guarda, i fiori. Quanti bei fiori. Che peccato buttarli, eh? No, e perché buttarli? Tac facim, li portiamo a Celentano. Ah, è stata proprio una magnificenza. Adesso, se il padre ce lo permette, ci fumiamo mezzo sigaro. Prego. Grazie, padre. Grazie assai per la bella accoglienza e per il bellissimo pranzo che ci avete offerto. Per carità, figliuolo, quello che passa il convento. Va a sapere il convento, E come mai non siete scesi ad Amalfi e siete venuti qui? Oh, per carità, noi sfuggiamo il mondo e le sue bombe. Specialmente bomba funebre. Cosa dice? Che ci volete fare, caro padre? Questa è paura degli incidenti stradali. Ah. Anche perché ne abbiamo avuto uno poco fa e rimasero poco scosso. Memento mori. Amen. Vabbè, lo dici domani, voleva dire amen. Figlioli, non bisogna dimenticarsi che tutti dobbiamo morire. Lo senti? Specialmente lui. Simpatico. È religioso questo qua, caro padre. Da quando siamo ad Amalfi, lui si è fissato che deve morire. Dobbiamo morire. E lì c'è il cimitero. Va. Volevo dire, qui c'è la foresteria. Se siete stanchi per il viaggio e volete rimettervi dall'emozione dell'incidente, potete accomodarvi e rilassarvi un po'. La verità, dopo mangiato fa bene un po' di siesta. Io approfitto, posso andare? Prego. Tu vieni con me? No. Fai quello che vuoi tu. Permettete, padre. No. Grazie assai di tutto. Ci vediamo, Figliuolo, cos'hai? Sei turbato? E cos'è? Una donna? Sì, una donna. Femmina. Del tuo paese? No, di Amalfi. Io a quello l'ho lasciato, l'ho messo nei guai. E perché non vai da lei? È perché se no quello mi... mi spara. Ho capito, ma vedi, se tu vai da lei per riparare con delle buone intenzioni, questo non accadrà. Sposala. Come fa a sposare? Denaro? Ho capito. Che mestiere fai? Il cieco per le strade. No, io il lentano. È un mestiere nuovo? No, nuovissimo, solo io. Puoi farlo? Posso farlo. Ho capito. Allora dimmi, se è un mestiere che esercitano in pochi, vuol dire che si guadagna bene e che si è molto ricercati. Tu sei ricercato? Io sono ricercato da... Dappertutto? E allora, ragazzo mio, vedi che puoi sposarti, va da lei. Allora io
vengo. Sì. Allora io corro da lei. Corri, e glielo dici? Ma vai, vai, il signore ti accompagni. E buona fortuna. Ah, tutto fatto. Tutto fatto, non sentirei più parlare del puteo. Del chi? Del bambino. Ma dov'è che l'hai messo? Non ti preoccupare, sparito, sparito. Svanito nell'aria come un fil di fumo. Come canta Radamés nel Baio in maschera. Permesso. Un omaggio delle ragazze del nostro albergo con tanti auguri. Grazie, grazie, molto gentile. Chi erano? Niente, erano due ragazze, hanno portato dei fiori. Ah, ben, ben, ben. Comunque, non voglio più sentire parlare di bambini. Adriano, chiaro? Sta tranquillo. Ma chi è? Ma su, mica è stato io, ma è della Corbeil. C'è tra i fiori, guarda, apri. Il bambino. Ma è ancora quello. Imbecille! Imbecille, avevi detto che era svanito nell'aria. Questo non è un bambino, questo è un nano. È un nanetto che si finge bambino. Ha 35 anni e ci prende in giro. Chi è? Commendator Mazzolari e Figliola. E adesso? Porco Giuda, il commendatore Mazzolani. Un momento! Come un momento? Perché? Vai in bagno, vai in bagno. No, è tutta la mattinata che mi passo la giornata in bagno. Ma vai in camera mia allora, vai, svelto. Avanti! Ma non dovevamo andare a vedere i monumenti di Amalfi? Già, è vero. Però io sono già pronto, volendo possiamo andare. Beh, andiamo allora. Sì. Che bei fiori. Me li ha mandati... Una miratrice, scommetto. Sì. Sempre un milione di donne intorno a te, ma io che cosa ci sto a fare? No, no, un momento, veramente me li ha mandati un ammiratore. Ah. Ci sono anche gli uomini ammiratori. Sì, ma ammiratori della mia età, che amano il mio genere di musica. E mandano fiori. E mandano i fiori. Comunque sono molto belli ed è un peccato farli sciupare. Ci vorrebbero dei vasi, forse in camera da letto. No, no, in camera da letto no. Anzi, andiamo, ridò un attimo fuori. Perché no? Perché qui c'è la camera un po' in disordine. Non ci sarà qualche donna? No. Qualche ammiratrice? No, giuro, non c'è nessuna ammiratrice. Chi c'è allora? Già, chi c'è? Chi è che c'è? No, lui lo deve dire. Io? Ah, già, io devo dire chi c'è, non lei. C'è Giovanni. E perché Giovanni si è chiuso a chiave in camera tua? Non credo affatto che sia Giovanni. Sarà Giovanna. Giovanni? Sì, sono qua. Mi può aprire, per favore? E non posso, sono tutto nudo. No, però un momento, anche lei ha visto che stamattina non si sentiva molto bene. È logico che adesso gli è venuta un po' di febbre e... Eh già, l'enterocolite, e si mette nudo. Sarà. Sarà? Sì, sarà. Però andiamo a vedere questi monumenti di Amalfi. Per esempio il convento dei Cappuccini. È molto interessante. Ah, per via dei frati. Sì. No, per via del chiostro. Padre. Padre, scusate, ma il mio amico lo stava parlando con voi. Sì. E dove è andato? È andato per una riparazione. E che ci è andato a fare? La macchina prima di domani mattina non può essere pronta. No, non per riparare la macchina, ma a riparare una cattiva azione. È andato dalla ragazza. Vuole sposarla. Sposarla? Sì. Disgraziato, questo mi vuole rovinare. Lo faccio signore. Sposare io. Signore. Lasciatemi andare, padre, lasciatemi andare. Quello mi rovina. No, no, ma siete voi che volete rovinarlo. Se gli impedite di fare la sua buona volontà, facendo sì che non possa salvare la sua anima. L'anima? Voi pensate a salvare l'anima? Io devo pensare a salvare due corpi, padre, il mio e il suo. Ma, signore, spero che arriviate troppo tardi. Infatti arriverà troppo tardi. La divina provvidenza non li ha fatti incontrare. Avevo ragione o no, eh? Sì, è molto bella. Bravo, giovanotto. Hai fatto bene a venire subito qui da me. Perché mi aspettava già. Con ansia. Hai visto, papà? Lo apprezzano anche qui in convento.
E lei che deve sposarlo? No, un momento, non ho ancora dato il mio consenso. Ah, lei è il padre del giovane? Me il padre del Keschi, ci mancherebbe altro. Io sono il padre della ragazza. Oh, allora mi scusi, fa male a prendersela con questo povero figliolo. Ma anzi, dovrebbe essergli grato, dal momento che ha buone intenzioni, che vuol riparare. Riparare? Riparare che cosa? Su. Riparare al male che ha fatto la ragazza. Ho fatto la ragazza. Ma via, andiamo, giovanotto, ma non te ne devi vergognare. È dal momento che vuoi sposarla. Come, come? E tu hai fatto questo a mia figlia? No, prego. Tu hai disonorato il mio nome. No. Il nome dei formaggi mazzolari. Ma che formaggi mazzolari? Non so neanche cosa sta dicendo quel fratellì. È la prima volta che lo vedo. Figliolo, non vorrai rimangiarti quello che mi hai detto stamattina? Io? Ma cos'è che ho detto? Senti, Adriano, è inutile continuare a negare. Ammettiamo le nostre colpe. Le nostre colpe? Papà, perdonami. Perdona anche lui. Ma come perdona anche lui? Noi non siamo mai stati un attimo insieme. Un attimo insieme! Quest'estate a Varazze, non ricordi? Era notte e tu entrasti dal balcone. Apristi la finestra e mi apparisti così come sei. Brutale, aggressivo. Come potevo dirti di no? Già, è vero. Come poteva dirmi di no? Oh. Ma siete matti voi due? Senta, Celentano! Lui è un mascalzone, questo l'ho sempre detto ed è per questo che non ho mai potuto soffrire. Ma adesso, data la situazione, non posso impedire questo matrimonio, anzi lo esigo. E se fra 15 giorni non sarete sposati regolarmente, guai a voi, te capì? Tutto bene, avrò il piacere di sposarvi io. Però scusate, devo tornare in coro, pregherò per voi, figlioli, auguri. Beh, senti, ma perché hai detto tutte quelle cose? Ma non ho fatto altro che stare al tuo gioco. Al mio gioco? Bella idea hai avuto. Sono felicissima di quello che hai fatto. Di quello che ho fatto? Ma tu adesso stai andando avanti ancora col tuo gioco oppure hai finito? Guarda che io non ho fatto niente, Ma io sono felice di quello che hai fatto d'accordo col frate. Era l'unico sistema per convincere papà. Adesso dove vai, Carmelì? Mamma, ci ho ripensato. Ho fatto male a darti retta. Io senza Pasqualino non ci posso stare, me lo vado a riprendere. Ma con lui, col padre, nu piccirillo sta bene. No, no, senza la mamma non può star bene. E poi quello è senza cura, hai visto che ha fatto con me? Figurati che gli importa del figlio. E così lui si può lavare le mani non soltanto di te, ma pure di Pasqualino. Faccia quello che vuole. Tanto non me ne importa niente di quel mostro. Di quel vigliacco. Ma se tu gli vuoi ancora bene. Io. A quello là, se me lo vedo davanti, sai che gli faccio? Gli cavo gli occhi! Tu! E hai avuto il coraggio di tornare qua? Ma cosa vuoi da me? Cosa vuoi? Io sono venuto qui per la sua sposa. Per sposarti. Come? Sì, io voglio. Si è ringraziata la Madonna, hai sentito, Carmelì, ti sposa. Ma allora, ti sei pentito? Allora vuol dire che Pasqualino avrà un padre, il mio Pasqualino. Pasqualino, ma è figlio tuo, no? Hai visto che ho fatto bene a portarglielo, che ti dicevo? Hai ragione tu, mamma. E dimmi, ti è piaciuto Pasqualino, Ma io non l'ho mai visto, ma... Ma non l'hai trovato nel tuo camerino? Ma non l'hai messo nel suo camerino, mamma? Sì, e dopo sono stata a guardare e l'hanno portato in una camera occupata da lui, da Celentano. Ma io non, non sono Celentano. E chi sia allora? Ma a patella Peppino. Ma allora tu sei un imbroglione che si faceva passare per Celentano. Un imbroglione? Un mascalzone, ecco quello che sei! Ma adesso ho messo la testa in tasca, apposta, e ti voglio sposo. Ma il bambino, mamma, lo hai messo nel camerino di Celentano che non ne sa niente. Ma andiamo, Adriano. Ma padella Peppino. Ma padella Peppino. Basta che mi vuoi bene. Andiamo, va. Fermatevi, dove andate? Ma chi è questo? Ma questo è il mio socio da canna, mascalzo! Calma, calma, piacere, calma. Io ho sentito tutto.
ma bisogna tornare in albergo a riprendere il bambino. Giusto, io posso andare a riprendere. Voi non potete niente, voi dovete tornarvene a casa. Così vestita vi noterebbero e sarebbe finita. Tornatevene a casa, lasciate fare a me. Avete fiducia di me? No. Ecco, tutto assodato. Comunque dovete tornarvene a casa lo stesso, se volete rivedere vostro figlio senza scandali e senza farci finire in galera a tutti e due. Noi sai che facciamo? Approfittiamo del momento che lui sta cantando a Nightclub. Noi entriamo nel camerino. Mentre lui sta cantando ci fraghiamo Pasqualina, hai capito? Sei sicuro che lui canta stasera? Ma c'è sta tutta Amalfita pezzata di manifesti, cretino. Fammi fumare. E Coca-Cola. Va, datti da fare con la Coca-Cola. Mettile qua, Cocco. E levati tu. Che c'è? Non hai mai visto Celentano? Altro che, se l'ho vista, lo vedo pure stasera da Malte. Io lavoro in albergo. Ma che dici? Celentano canta qui da noi stasera. Eh? Allora è sbagliato pure qua. Lasciate stare tutto, ragazze. Andiamo a fare una gitarella istruttiva ad Amalfi. E chi dobbiamo istruire? Adriano Celentano. Imparerà sue spese. E sono pazze le sue giaguare. Andiamo! Viva! Celentano, canta mica. No. Ma papà, Adriano canta sempre per ultimo. Ha ragione la signorina, è ancora in camera sua. Sì, ho non capito. Non è sceso ancora. Ho capito, va bene. Lui, prima di cantare, si rilascia sempre un pochettino. Caro bebè, se gli occhietti non chiuderai, Mazzolani scenderà e nei guai ti metterai. La puoi piantar lì che si è addormentato. Oh, meno male. Non ne potevo più. Andiamo che la serata è cominciata da mezz'ora. Speriamo che non si svegli, eh. Perché dovrebbe svegliarsi? Ha mangiato 4 pappe. No, ne ha mangiate 2. Due. Perché le altre 2 me le ha tirato sul muso a me. Anzi, mi sento tutto appiccicato, mi devo dare una lavata. Tu vai giù che poi mi te seguo. Sì, fai questo però, eh. Sì, sì, sì. Dopo... Zitto, zitto, piano piano, senza fare alcun rumore, eh. Come canta la Mimì del Falstaff. Maledizione, il cantinone sarà pieno di ragazzi. Eccolo. Scusami, Adriano, amore, amore, scusami. Presto, filiamo. Su, su, ragazze, nella macchina. Adriano. Svelte, ragazze, mettiamolo dentro. Su, presto. Ehi, cosa fate? Dove la portate? Aspettate! Ferma, ferma! Porco can... Hai visto? All'anbo portate via le schede. Succede, niente, non gli può succedere niente, peggio per lui. A noi questa cosa ci facilita. Perché? Perché? Perché quando sarà sparito il Celentano vero, tu potrai circolare per l'albergo senza paura di incontrarti con lui e riprendere il bambino, capito? Vieni qua, lasciate aggiustare un po' i capelli, lo vedi che sei tutto spettinato. Oh. Signor Giorgio, il signor Celentano nel suo camerino non c'è. Sarà in camera sua, no? Va bene.
Quarto piano, prendi l'ascensore. La camera è 115 o 116, ma non me la ricordo. Vai dentro, prendi il bambino e vieni via. Io ti aspetto qua giù, vai, vai. Signor Celentano! Non parlare, lascia parlare me, stai zitto. Signor Celentano, in sala la stanno aspettando, lei deve cantare. Ah, mi dispiace, mio caro amico, ma Celentano non può cantare e non c'ha voce. Come non ha voce? Ma scusi, lei chi è? Ah, io sono il suo medico, e se le dico che non può cantare, non può cantare. Ma se l'ho sentito cantare tutto il giorno in camera sua a squarciacola. Ah, no, ha sentito male, quello faceva i vocalizzi, non cantava. Poi è uscito fuori, ha preso un colpo di vento e ci è andato giù la voce. È vero o no? No, ma... Teafono, non parlo come canta. Allora io sono rovinato. Mi dispiace, ma non c'è niente da fare. Senti, ho concesso il soggiorno gratis nell'albergo a tutto il clan per questo spettacolo. Più un milione, oh. Un milione. Come un milione. Faccio? Un milione, ha detto. Un milione. In contanti. Beh, se lavoro in contanti. Prova un po' la voce. Ma va, va. Canta, canta, ha detto che canta. Ma sì. Ha detto che canta, però il milione lo vuole anticipare. Ma se non ha detto niente, non ha parlato. Ho parlato io sono il suo medico, lo faccio parlare poco per fargli risparmiare il fiato, conservargli la voce. Io sono il suo medico, sono il suo amministratore, io sono il suo tutto, è chiaro? E se dico che canta, lo faccio cantare, stia tranquillo. Ci pensa lei. Stia tranquillo. Lo fa cantare. Senz'altro. Grazie, grazie, lei è il mio salvatore. Signor Celentano, vada subito al trucco. Io vado in cassa a prendere il milione. Io vengo con lei, tu vai al trucco. Ma non c'è bisogno, glielo porto io nel camerino, non si fida di me. Che dici? Ci fidiamo? Va. Sì, ci fidiamo. Grazie. Mi fido io, tanto lui non conta. Grazie. Vada, grazie. Grazie. Vado a prendere i soldi. Grazie assai, va, io vado. Vada, chi aspetta la carrozza? Va. Mamma. Lascia fare a mia seconda. Ma cammina, stai zitta, non parlare. Quante volte te lo devo dire, vai avanti. Andiamo a prendere proprio. Ah, Pasqualino, ma che ti sei impazzito? Non hai visto che il direttore è andato a prendere il milione? Fammi vedere dove sta sto camerino di Celentano. Ah, eccolo qua, questo è il camerino di Celentano. Vai, e incomincia a truccarti. Cammina, truccati, ma quante volte si deve parlare con te? Truccati, t'ho detto. Mettiti un poco di cipria, un poco di cerone. E bambina, va bene, lo ritroveremo. Ma dove te la metti la cipria? Adesso pensiamo a prendere il denaro, poi col denaro in mano troviamo tutto, hai capito? Ma qui, vogliono che io... E se capisci che devi cantare, come vuoi guadagnare di più? Ci penso io. Ho trovato, ho avuto l'idea, ti faccio cantare io con questo, lo vedi? Con questo disco, leva la mano, con questo disco sì, canterai. Sì, ma e il disco gira e tu muoverai la bocca così. Eccomi qua. Lascia farmi. Ecco i soldi. Ehi, detto questa di parole. Se lei permette, io glieli darò dopo che avrà cantato almeno tre volte. Ma non eravamo mica d'accordo così. Ma io mi devo garantire sulla voce. Ma gli è venuta la voce. E se poi non gli è tornata? Gli è tornata, ve lo dico io, ha fatto i vocalizzi, è stato mezz'ora vicino alla fontana a gargarizzare. E voi continuate a farlo gargarizzare. Aspettate, direttore, ma è meglio che glieli date i soldi, questo è un venale. È semplicissimo, no? Aspettate. Dopo la terza canzone. Se non hai i soldi non canta. Dopo la terza canzone. Hai sentito? Hai sentito? È quello che ha detto. Oh, mamma mia, ha detto che devi cantare, devi scendere, devi cantare. Ma come faccio, quando anche morto a cantare queste canzoni? Ah, l'ho trovato il sistema per non farti tartagliare più. Ma chi da da... Ora ricomincio un'altra volta, vattene a lanciare l'occhio, mi cammino, vattene, vai a cantare, va. Che stai dicendo adesso? Fatti capire, parla chiaro, che stai dicendo? E questa è fatica sprecata, San Gennaro, a te non ti capisce. Cammina, vai a cantare, guardatela con quella lingua, prega a San Gennaro, cammina, cammina. Speravo che col sistema degli schiaffoni non tartagliassi più, invece è stato peggio. Che stai facendo adesso? Che fai? Ma facci Celentano. Celentano, vai a cantare, che ci penso io, va. Ed ecco a voi Adriano Celentano in Amami e Baciami. Bravo! Bravissimo! Bravo! Oh, è arrivato quel Celentano! E dai! So che tu per sempre te ne andrai e mi lascerai. Ah!
lasciarmi e non lasciarmi più. Io non posso dirti addio perché vivo solo accanto a te. Sei stato bravo, mannaggia, vita tua. Bravo, sei stata proprio una magnificenza. Adesso vattene di là e non ti muovere per nessuna ragione al mondo. Se viene, viene... Celentano, non ti preoccupare, quello non viene, le ragazze non lo faranno muovere. Presto, presto, il pubblico protesta. Allora ti decidi, canti? Stai lontana da me. Ecco, bravo, canta stai lontana da me. Stai lontana da me, sennò mi bruci. Allora, vuoi cantare, sì o no? Ma io come faccio? Devo tornare ad Amalfi. Guarda che se non canti non te ne vai più da qui. Sì, forse è meglio che canti. Capello? Giovedì ballo in liscio al Garden Blu con l'orchestra serenè. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango col caffè, perciò. Grazie. Grazie, scusi, tornerò. Al mattinè del Garden Blu, ricchi premi e cotillon, fascia d'oro per la Miss. Spengono le luci, tacciono le voci e nel buio senti sussurrare. Prego, vuol ballare con me? Grazie, preferisco di no. Non ballo il tango con casche, perciò. Grazie, prego, grazie, scusi, tornerò. Prego, vuol ballare con me? Balli se ha coraggio. Grazie. Preferisco di no. Di no, di no. Non ballo il tango col casche, perciò. Grazie. Prego, grazie, scusi, tornerò. Poi ragazzi, arrivederci, eh. Prego, grazie, scusi, però non tornerò. Ciao, ciao. Ciao. Bene, io ho finito. Arrivederci. Ma dove vai? Come dove vado? Ad Amalfi, no? Ah, allora non leggi quando firmi. Qua c'è scritto che devi cantare 5 canzoni.
C'è scritto così? Già. Bene, allora me ne vado. Ah, scherzi, vero? Io forse la faccia di uno che scherza? Io non canto neanche se mi ammazzate. Questa è un'idea. Uè, un momento, non scherziamo, Farmi tutti, farmi tutti. In nome della legge sono questore. Mizzica, pizzica, ostrega. Ma questa è la tessera del tram. E beh, appunto, tutti questori hanno la tessera del tram. È quello del cinematografo e del teatro lirico, soprattutto. Giovanotto, dovete venire via subito con me. Un momento, non può, ha firmato un contratto. Giusto appunto, in questura. Ma no. No, sono colpevole, colpevole sono. Ma lo lasci almeno finire di cantare. No, bravo, sapete come va a finire qua? A schifio va a finire. E io devo pure assistere al reato. E voi altri essere accusati di complicità. Oh, ma dove siamo? A Calicattì. Giovanotto, chiamolini. Ma io con calma. Non ti preoccupare, ucciderò il disco. Ma io no, no. Non mi devi domandare mai niente. Come te lo devo dire? Ma... Ed ora ancora per voi Adriano Celentano. E proviamo questo. Sa che col Celentano lì è sofisticato anche come uomo, eh? Maddio, che fattaccio, mi sono voce film. Vi prego, signori. Oh, signori, per favore, vi prego, silenzio un momento. E allora, che cosa ci canterai? Allora, dovete chiedere a Narulo che... Adriano Celentano evidentemente vuol farci una sorpresa e non vuol dirci il titolo della canzone che si appresta a cantare per noi, ma certamente voi la riconoscerete subito. So che tu per sempre te ne andrai, mi lascerai, ma non so mentire, piangerò pregando, resta ancora insieme a me. Ma quel Celentano lì canta sempre la stessa canzone. No. Per i semi, non per me. Tu perché canta sempre la stessa? Tu no, forse vuoi lanciarla. È sofisticato, ma e comincio a vedere dopo il primo bicchiere. Non capite niente, è molto bella questa canzone. Calma ragazzi, non fate così. Dai, dai, per farmi perdonare vi canterò una canzone nuovissima. Amami bacia. Come ancora? Dai, dai. So che tu per sempre che mi amerai. Senti, senti! Su, fuori da me! Fate presto! Ma sei tu, muoviti, capito, vai! Poi fermo! Celentano, ma le sembra questa la maniera di comportarsi? Lei mi deve una spiegazione di questi fatti incresciosi! Ma che spiegazione vuole che le dia se non ci capisco più niente neanch'io qui, eh? Lei mi ha preso in giro perché non le ho voluto dare subito il milione anticipato. Il milione? Quale milione? Questo. Lei me l'ha chiesto anticipato e le ho detto che non gliel'avrei dato se prima non avesse cantato almeno tre volte. Invece lei ha cantato tre volte la stessa canzone. È come se non bastasse uno con la voce di donna. Ma dove siamo? Il circo è questo! Ma io ho cantato una canzone sola, ed ho cantato una canzone nuova.
Sì, signor Celentano, mi scusi, senta, si fermi un momento. E poi io di amami e baciami ho soltanto una lacca. Una lacca? Sì, un disco di prova, eccolo qua. Dov'è che è? Che cosa? Il disco di prova e il giradischi sono spariti. Signor Celentano, ho trovato questo nella cabina, era direttamente collegato con gli altoparlanti. Beh, come si spiega? Si spiega che lei, non avendo voce, ha cantato con un disco. Mi ha messo nuovamente nei guai. Signor Celentano, lei è un truffatore! Ah, io non ho voce, eh? Ma questo lo dice lei. Adesso le faccio vedere io se ho voce sì o no. E poi una bella causa non gliela toglierà nessuno. Giù, giù, nascondiamoci sotto il tavolo. Un momento, ma perché gridate così? Adesso io canto, se per caso dovessi sbagliare ancora avrete tutto il diritto di ucciderci. E... la mora se mi va, la rossa se mi va, la bionda se mi va, se balla il cia-cia-cia. Ma mi piace soprattutto la donna un po' focosa, erbosa e perché no, un po' formosa. La mora se ne va, la rossa se ne va, la bionda se ne va, non ballo il cia-cia-cia. Non ho colpa se mi piace la donna un po' decisa, fantasiosa e ancor di più se generosa. Fantasiosa e ancor di più se generosa. Che tango. Schnell, Mädchen, wir werden später. Da war ich auch wohl abgezogen, da war ich hier. Das ist ein Genie. Schau, das ist ein Schau. No, da poco, abbiamo così, è stato un amico ormai. Scusate, da proietta. Abbiamo sbagliato, morto. Adriano, orco, che è successo? Ti ha visto che roba? Non c'era una persona che non ti battesse le mani? Così imparare, porco! Ma qual è che succede? Qui le mani me le battono anche sulla faccia. Ma è impazzita? Voi, che date appuntamento a amici, camerini o miei ragazzi, ma io protesterò. Tu mi hai portato in un manicomio, non in un albergo, hai capito? Adriano, ma cosa? Ho capito tutto. Qua ci sono due Celentano. Ma va! Eh sì. Però forse hai ragione, sai. Ma allora il padre del bambino è quello là. Allora sai cosa faccio? Io vado a vedere nella mia camera, perché può darsi che lui sia intorno. No, no, beh, a camera no, ho chiuso qui la porta a chiave. No, no, ma non fa niente. Tu preoccupati dello spettacolo. Io vado lo stesso a vedere nella mia camera. Ci vediamo dopo. Voglio anch'io felicitarmi con lui per il successo. Dov'è? In camera sua, con permesso. Qui ci vuole dello champagne. Direttore, reclamo voto Celentano che è entrato camerino mie girls per vederle spogliate. Come? Su, signorina! Ma tanto dovevi lasciarlo, l'ho sempre detto che mi piace. No, quel Celentano lì. Mamma, vado a vedere che cosa è successo a quei due al bambino che tardano tanto. Mi raccomando, Carmili. Sono chiuso dentro, ma non si fa. Oi, questa è aperta.
Ah, no, non è mica il 503. Non fa niente, fa lo stesso. Tu entra, attraversa il terrazzo, scavalca la finestra e vai nella camera di Celentano. Io ti aspetto giù, hai capito? No. E quando mai capisci qualche cosa? Entra lo stesso, attraversa il terrazzo, scavalca la finestra e vai nella camera di Celentano. E tu? Io me la squaglio. E perché? Perché di te, di Pasqualino e di Celentano, non me ne frega niente. Avanti. Avanti. Marina. Oh, amore. Amore, tesoro, finalmente. Che cosa mi hai fatto fare, Gastone? Io, una signora per bene nella camera di un playboy di pessima reputazione. Ma l'importante è che nessuno ti abbia visto entrare. No, in albergo non c'è nessuno in giro. Sono quasi tutti al night a sentire quel Celentano. Amore. Sì. Amore. Oh, ti ho portato un piccolo ricordo del nostro amore. Dov'è? Eh già, dov'è? Oh, che sciocco! È nell'armadio. Amore. Oh! Ma cosa fa qui lei? Io mi hanno riconosciuto! Ma mi renderà conto, spero! Che cosa fa lei qui? Ma era col tal Celentano! Basta di quel Celentano lì, sono un uomo sano. Papà. Papà, io gli voglio parlare. E dite che parlino, te capì? Anzi, per essere più sicuro, ti sorveglio a vista. Vai in camera tua a fare le valigie, partiremo stanotte stessa. Oi, te capì? Fila, avanti. Ah, il Dijemi, quel Celentano. Dijemi adesso. Via, via, quest'albergo qui. A quella, sì, detto che mi... Il Celentano, l'è sofisticato anche lui. Quella usda donna. Oh, il Dijemi. Via. Di più qua. Cosa è che deve qui? Come è entrato? Lei è venuta qui per Emanuela. Papà, cos'è che è successo? Oh, quel Celentano lì era nascosto sotto il mio letto. Forse era entrato e si è nascosto sentendo le tue parole. Forse vuole qualcosa da me. Ho l'impressione che volesse qualcosa da me, invece. Che dici, papà? Pensami quel che dico. Finisci di fare le valigie, vai e partiamo immediatamente. Altro che albergo Excelsior Inghilterra. Che schifo, bisognerebbe chiamarlo albergo Sodoma e Gomorra. Marina. No, Gastone, no. Voglio tornare in camera mia. Sono troppo sconvolta, troppo... Ma ti prego, io ho aspettato tanto questo momento, Marina. È la prima volta che ci incontriamo soli, senza sguardi indiscreti. Gastone. Sì, sono terribile, sono terribile, sono terribile. Non... No, passavo. Ma questo qui ce l'ha proprio con noi. Ma ce l'avrà con te. Ma perché dovrebbe averla con me? Perché entra tutte le volte che... Gastone ha un dubbio. Come on.
Le ho portato le sue saponette. Thank you. It is wonderful. Scusi. Si nasconde in bagno per guardare Don Edusi, lei. Mascalzone. Ah, ecco. Ecco perché non tornavi mai. Ecco che cosa sei stato a fare tutto questo tempo. Adesso ricordo, la matta che spara. Ah, io sono matta. E tu che pensi solo alle donne invece di pensare al bambino. Era ora che venissi a prenderti il bambino. Vieni, vieni che te lo do il bambino. È qui in camera mia. Eccolo qui il bambino. Eccolo qua. Lo prenda, lo porti via e sparisca. Ah, non mi parli così, Ti è bastato vedere un'altra donna per scordarti di me. Ma guardi che lei si sbaglia, Io sono Adriano Celentano. Oh, Adriano Celentano in questo momento sta cantando in un night club. Perciò è inutile che tu fingi, hai capito? Ti riconosco e tartagli pure. Ma di te non me ne importa niente. Mi riprendo mio figlio e me lo porto via. E gli insegnerò a odiare suo padre. Bel padre! Ma come bel padre? Zitto tu! Faccia tosta! Emanuela! Hai un figlio! No. E io ti credevo un angelo! No, no. Tieni! Carmela! Ma è inutile che mi corri dietro, che vuoi? Vatti! Ti amo. Questo è troppo. Non mi vedrai mai più. Marina! Carmela! Vatti! E perché scosca? L'ho perduta, tutta colpa sua! L'ho perduta per sempre! Ha perso qualche cosa? Sì, Marina, ma non finisce così! Non finisce così, tu sei abituato a dar fastidio alla gente, vero? Ti basta! Ecco la cosa orribile di cui mi parlavi, questo dà fastidio anche agli uomini, ha dato fastidio anche a me! Lei è un bugiardo e un venditore! Bugiardo venditore a me? No! Ma chi gli dica che io non ero io? E allora perché hai tardato tanto? Perché mi hanno fatto cantare al posto di c'è... E Celentano, sì, ho capito. Sì. Questo telegramma, su, al secondo piano. Scappiamo, sì, ma tu? Sì, l'ascensore. Ma insomma, allora tu non mi credi? Che ci siano due Celentano, no? Ah, no? E invece io ti assicuro che è vero. Un momento, adesso che pensi anche a me da parte per me per te. Anche se lo vedessi adesso davanti a me non ci crederei. Addio per sempre. Ma allora sono due. Due Celentani. E bastava meno uno. Allora ci aveva ragione Adriano. Certo che avevo ragione, ma scalzone d'un farabutto. Proprio a me dovevi assomigliare, Dunque sei tu che hai combinato tutti questi guai. Dovrei mandarti in galera, No, non ce l'ho mandata in galera. Lo so, è una canaglia, ma non mi rovinate. Mi ha promesso di lavorare e di sposarmi. Cosa succede? Cosa succede? Guardaci un po' in faccia e vedrai che indovini subito che cosa succede. Ecco finalmente i due Celentano. Sì, soltanto che da ora in avanti ci sarà un Celentano solo. E sai perché? Perché tu adesso andrai subito a chiamare la polizia. No, cosa? Giovanni. Adriano, guardali, non sono commoventi. Ma che commoventi dopo tutto quello che... Ah, va bene. Come se niente fosse successo. Grazie. Eccellenza. Vi giuro che non lo farò. Non lo farà più. Sì, ma anche voi due cosa vi è saltato in mente? La colpa è tutta di Cannarulo. È lui che dovrebbe andare in prigione. Cannarulo è un imbroglione. Sì, è vero che Cannarulo è un imbroglione. Io lo prenderei a schiaffa. Zitto, che dorme Pasqualino. Comunque, portatelo pure in camera mia. C'è stato tanto tempo, può starci ancora un po'. Grazie.
Ah, io non sarei stato tanto indulgente, eh. Queste frodi vanno punite, come? Come hai detto, c'è un telegramma per lei. Per me? Ah, sì, lei è il mio avvocato che mi scrive. Lei è il mio avvocato. Sì, queste frodi vanno punite, però la legge qualche volta dovrebbe anche essere indulgente. Ah, Emanuele, senti, guarda, io devo partire immediatamente per Milano. Hai sentito che cosa ha detto quello là? La colpa è tutta di caca, Nannarulo. Nannarulo è un imbroglione, andrebbe mandato in galera. Lo prenderei a schiaffi. Ah, sì, adesso sono io che ti ci prendo a schiaffi. Molto traditore che non sei. Cos'è che... Serpente velenoso di Santa Maria Capua Vetere. Firma massa ricevuta. Vai, adesso venitemi a prendere se siete capaci. Ma ce l'è quel terrore? Ma è matto quello lì che... E tu m'avresti portato qui per farmi riposare? No! E pensare che io me ne volevo andare a Capri, me ne volevo Adriano, andare. Adriano. Sì. E sai che cosa ti dico? Che io ci vado a Capri. Finalmente l'ho trovato il fetentone traditore. Non ti ha rifatto più vivo, eh? Ma io non avevo pace fino a quando non ti trovavo. Ecco, tieni, questo è Pasqualino e quest'altro è Pasqualina. Sono tuoi e te li tieni, così impari un'altra volta. Beh? Che significa? Ma io a Capri non c'ero mai stato. La mora se mi va, la rossa se mi va, la bionda se mi va, se balla il cia-cia-cia. Ma mi piace soprattutto la donna un po' focosa, ermosa e perché no, un po' formosa. La mora se ne va, la rossa se ne va, la bionda se ne va, non ballo il cia-cia-cia. Non ho colpa se mi piace la donna un po' decisa, fantasiosa e ancor di più se generosa. Mi piace la donna un po' decisa, fantasiosa e ancor di più se generosa.